Bentornati a 45 Giri, oggi vi raccontiamo la vita e la storia di un napoletano doc, ma anche un po' teramano, anzi molto teramano, Mario De Bonis, che ritrovo con grandissimo piacere. Ben ritrovato Mario De Bonis, ex direttore del Banco di Napoli, è venuto a Teramo in Abruzzo intorno agli anni 80, non se n'è andato più, ma appena lo sentirete capirete che la sua napoletanità non l'ha persa neanche nell'accento. Come va intanto? È vero, i primi anni 80, per la esattezza luglio del 1981, arrivai a Teramo come direttore provinciale e per la verità non conoscevo Teramo e anche lo stesso Abruzzo teramano, perché quando le mie residenze della mia piccola carriera bancaria sono state 15 città, beh, 15, sono state tante. Tante, 15. Celeste, cara Dorotea, ha smontato casa e l'ha rimontata 30 Celeste volte. Celeste è sua moglie. Celeste è mia moglie. Grande la quale pazienza, ha avuto la pazienza, quella di Celeste. Ha avuto la pazienza di seguirmi. Quindi, Teramo. Dissi, guarda, ti porto al mare. E confondevo Teramo con Termoli. Purtroppo l'hanno fatto e continuano a farli in molti, anche se... 1981 questo. Quando poi venni e scoprì che non c'era il mare, ma che vedeva il Gran Sasso. Siete rimasti mare male o vi è piaciuto? C'era il Roseto degli Abruzzi, il grande mare. Però, quando gli amici poi mi portarono a conoscere Teramo, la prima città, mi ricordo, era l'epoca, il giorno in cui c'era quel povero Alfredino caduto nel pozzo. Mi ricordo all'hotel Abruzzi, vedevamo in televisione la lunga diretta, i lamenti di quel bambino e chi arrivava a Teramo. Vedi questa città e con Celeste ce ne innamorammo, e anche se poi siamo stati fuori sempre per motivi di avanzamento di carriera più volte, poi siamo sempre ritornati. Diciamo che lei ha adottato Teramo come sua seconda città. Certamente. La sua città natale è Napoli. Certamente. E dall'accento, insomma, ancora oggi, nonostante i quasi 40 anni d'Abruzzo, non ha perso l'accento napoletano. La città. Mario De Bonis, e non è un caso se abbiamo scelto per questa trasmissione il titolo Edoardo ed io, non solo è un cultore di Edoardo De Filippo, è un amico di famiglia, della famiglia De Filippo, insomma ha costruito molto grazie anche a Luca De Filippo. Adesso ripercorreremo anche la sua storia al fianco di grandissimi personaggi napoletani, Edoardo in primis, poi lei quest'anno è l'anno di Totò, parleremo anche di Totò, è andato a scuola, pensate, niente popò di meno che con Sofia Loren. Avete solo 8 mesi di differenza di... È più anziana, più grandicella, è più grandicella la Sofia Loren. Di 8 mesi, però a Pozzuoli siamo cresciuti insieme, tempi durissimi, si trattava degli anni 45-46, la guerra, il dramma, la fame. Era bella anche da bambina, come bella adesso. Era un fiore che cresceva, era veramente una bella ragazza, una bella ragazzina, come no. E quindi grandi ricordi. Lei è più affezionata a mio fratello, il vescovo, perché era più vicino poi all'età di mio fratello. Però soprattutto la mamma, le nonne erano proprio molto amiche. Allora, visto che ha citato suo fratello, eccolo qui, lo vediamo nella foto anche con il Papa, suo fratello è vescovo, è stato un teologo e fratello spirituale del grande Edoardo De Filippo, anche per questo motivo, insomma, le vostre vite si sono incrociate. Dai primi anni 70 fu lui, a conoscere Edoardo e diventarne il fratello spirituale. Io ho avuto la fortuna, proprio per questa sua fratellanza con Edoardo, di conoscere il grande Edoardo. E soprattutto lo diremo quando, proprio nell'anno 80, che fu l'anno caratterizzato dal grande episodio del terremoto nell'Irpinia, nella Basilicata, Napoli, 1980, e che cosa successe? E io ripeto, ero ancora a Roma, non ero stato destinato a Teramo. 1980, la mia famiglia a Potenza, mia mamma e i miei nipotini nel dramma del terremoto, sotto le macerie. Che cosa capitò?
che Edoardo, che era molto vicino a mio fratello, ha saputo che la famiglia era in Basilicata, è vero, occupata da questo dramma, Edoardo pensa, decise di lasciare, mi pare che io ho qui un documento, si trattasse del teatro, Edoardo recitava a Roma, a un certo momento viene a sapere di questo dramma, decide, nella stessa sera era al teatro Quirino, con tre atti unici, sic sic, la scorzetta di limone, il dolore sotto Giaverme, decise, lascio tutto, sceglie 34 sue poesie che non aveva mai fatto e fa una piccola tournée per raccogliere fondi per le coperte ai terremotati, per mia mamma e per i miei nipotini. In quella circostanza il mio amore per le poesie di Edoardo, quando vidi, lui venne a San Benedetto del Tronto, Edoardo, accompagnato dalla figlia di Isabella Quarantotti, abruzzese, Isabella Quarantotti, originaria di Chieti, ecco, dal Vesuvio al Gran Sasso, e lì mi innamorai di Edoardo Poeta. Allora, questa è una foto per lei molto importante, perché questa è una foto e un documento. Questa è una foto che io ho potuto utilizzare e il mio editore è stato bravissimo a usare come copertina del mio libro Edoardo visto da vicino. E lì c'è di pugno di Edoardo, la dedica al suo fratello Donato, la data, ed è una immagine che ormai è carissima, diciamo, nei miei ricordi. Vogliamo fare una cosa, sì, caro Mario? Dimmi. Visto che stiamo parlando di Edoardo, che stiamo parlando delle sue poesie, delle poesie di Edoardo che hanno aiutato anche i terremotati dell'Irpinia, e cominciamo con una poesia. Una a scelta. Cominciamo con una poesia. È la prima poesia di Edoardo, è quella che poi piace a te. Io quello speravo, non ho osato chiedere, è una delle però due piccole poesie che caratterizzano, dopo la prefazione, l'inizio del libro. Dunque, due argomenti della vita dell'uomo Edoardo affronta: l'amicizia e la riconoscenza. Oh, due cose importantissime. La prima, l'amicizia. Ci sono espressioni napoletane di grande meraviglia. Un'espressione è Gesù, Gesù, Gesù. Un Napoli ha perso il campionato all'ultima giornata, Gesù, Gesù. E un'altra, che peccato, che è il capolavoro. Che poi tra l'altro la prima, la mia espressione preferita, che peccato. Allora la diciamo subito quella, anche sì, perché pensate, quella della riconoscenza, che peccato, è che nessuno di noi più usa una piccola parola del vocabolario della lingua italiana, piccola, composta da tre consonanti e tre vocali. Grazie, dire grazie, si è persa l'abitudine, signori. Edoardo invece ce lo ricorda. E allora, e poi quella sull'amicizia, naturalmente, questo dono dell'amicizia. Edoardo fa una raccomandazione, attenzione alla parola amico, il quale, quello vero, è talmente raro che dice il poeta, se l'hai trovato in napoletano, ngartatel, fanupac, non lo fa sciupa. Ma siccome generalmente capita che l'amicizia che tu pensi si riduce a convenienza, finita l'amicizia, finita la convenienza, finisce l'amicizia. E il poeta dà le sue raccomandazioni. Allora, partiamo quindi con la prima. Che peccato, che peccato, che peccato. Hai trovato un amico vero? Tu tieni un tesoro. Se è così, gartatella, l'amico, non lo fa sciupa. Ma si rompe l'ultimo favore che non hai potuto fare. Issa se ne va. L'amicizia che tu pensi si riduce solamente a convenienza. Che peccato. Lo consiglio. 100 gli amici, 1000 gli amici, non soltanto 10. Dopo 10 se ne vanno 9, ne resta uno, tu sei solo. Dopo 100 se ne vanno 90, ne restano 10.
Coppa 1900, ne restano 100. Tu tieni certezza di compagnia. Allora, che peccato che in Coppa sta terra l'amicizia che tu pensi quasi sempre si riduce solamente a convenienza. Che peccato, che peccato, che peccato. Ah, io l'adoro. E poi l'altra, Gesù, Gesù, Gesù. Saper dire grazie, ricordiamocelo. C'è stanno ditta andig carice, fa bene scordate, fa male pienseci. Ma quando mai? Fa bene, pienseci. Chi ha ricevuto bene, non do perdona, te l'anna fa scontà, non ti salute più, non ti rispetta più, non ti vuole bene più. Gesù, Gesù, Gesù. Le due mi prime, permetto di fare un applauso, prime, siamo solo io e lei, ma l'applauso immagino che si sarà levato poesia, anche da chi ci ascolta a casa. La poesia perché, sull'amicizia, quella di prima, quella che poi però anche la tua. Poi però anche Totò, perché quest'anno è l'anno di Totò, sì. A livello di Totò non ce la possiamo far mancare, magari più in l'amicizia lato, sulla, la prima, quella che piace a te, sul fatto, è diventata, pensate, la poesia che come l'inno di Mameli all'inizio delle riunioni rotariane, il Rotary che poggia su questi tre grandi colosso segni dell'amicizia, solidarietà, servizio, tutti i rotariani nei più di 150 club in Italia hanno recitato la loro poesia per ricordare l'importanza che c'è. Allora, non abbiamo detto in apertura di questa trasmissione, abbiamo ricordato Mario De Bonis come ex direttore del Banco di Napoli, che diciamo è stata l'attività, la sua attività principale, quella con la quale sì, certo, è arrivato qui e ha vissuto. Sì. Però ha fatto parte e fa parte di diverse associazioni, intanto dal Vesuvio al Gran Sasso, un'associazione che è nata per volere di Luca De Filippo, che purtroppo è scomparso. Poi, l'anno scorso. Attualmente è past president del Rotary, poco fa citava proprio il mondo rotariano. Fa parte del Panatron. Rotary di Teramo, soprattutto Rotary Centenario, dove c'ho i due amici miei, il notaio Vincenti e poi il professore di diritto amministrativo, il grande professore che è qui a Teramo, due amici, e quindi frequento Panatron. Naturalmente Panatron, Lion, sono spesso ospite dell'AIDA. Senta Mario De Bonis, ma lei, la sua giornata è composta da quante ore, mi scusi, visto che poi tra l'altro lei è sempre presente, perché è una persona, sì, tra l'altro non solo una persona gradevolissima, una persona molto simpatica, è anche una persona molto attenta ai bisogni anche degli altri, per cui io l'ho conosciuto 20 anni fa oramai, forse sì, è un po' di tempo. E devo dire che Mario De Bonis era così e così resta. Il prossimo anno, la prossima settimana compie gli anni, insomma, se le vuole può dire. Però di fatto l'abbiamo detto. Ne parleremo. Detto, sì, perché abbiamo detto poi tra l'altro che agli anni di Sofia Loren, per cui abbiamo detto quanti anni ha, perché Sofia Loren non nasconde la sua età. Siamo ultra ottuagenari. Giovanissimo. Certo, poi ne parliamo. Giovanissimo. Club 41 Teramo anche. 41 Teramo, un club di professionisti, è il vecchio club delle associazioni inglesi, delle table inglesi, che anche a Teramo, il Panatron, ripeto, certo, mi dici come fai da questi sono 10 anni che faccio queste cose, da 15 anni, perché io fin quando ho lavorato nel 2000 non c'era tempo di pensare alle poesie, le responsabilità del sistema finanziario, bancario a livello di però ha sempre nazionale, coltivato la passione della poesia. Ha sempre coltivato la passione della poesia. La poesia anche era nel cuore da ragazzino, però fin quando ho lavorato non c'è stato tempo. Appena andato in pensione me ne sono visto bene. Allora, Edoardo De Filippo, perché quest'uomo qui ha avuto la fortuna di conoscere davvero grandissimi personaggi, grazie anche ad Edoardo, di riflesso anche Pierpaolo Pasolini. Sì. Il grandissimo Pierpaolo. Il grande Pierpaolo Pasolini. Allora, abbiamo accennato all'inizio all'associazione Dal Vesuvio al Gran Sasso. Chiariamo anche un'associazione che intanto dal nome merita un approfondimento.
Vesuvio e Gran Sasso, Edoardo De Filippo e Isabella Quarantotti. Intanto avete scelto due simboli dell'Italia, perché il Vesuvio e il Gran Sasso sono due simboli di questa nazione. Allora, questa associazione voluta da Luca e creata a Teramo, ci sarà qualche documento che lo illustrerà questo fatto, quindi l'associazione nasce per volere di Luca nella città di Teramo, nasce già negli anni 2004-2005, poi viene ufficializzata nel 2010-2012 dal Vesuvio al Gran Sasso, perché Isabella Quarantotti, l'ultima delle tre mogli di Edoardo, era abruzzese originaria di Chieti, per cui Edoardo amava la cucina napoletana e la cucina abruzzese. Ma qualche curiosità su Edoardo privato non ce la può raccontare? Ma tante cose private, poi Edoardo nel privato era uno un carattere religioso, mentre appariva duro. Non si è Edoardo e non si è grande come Edoardo, è resistente nel tempo anche dopo la morte, se non si è stato principalmente un grande uomo. Io sono di questo parere, perché i grandi artisti devono avere dietro noi un grande che lo abbiamo... uomo. È una grande umiltà, da quello che mi ha sempre raccontato lei, Un uomo molto umile anche. Molto umile. Nonostante la grandezza. Perciò un grande uomo. E certo. Perciò un grande uomo. Carattere duro sul lavoro, ma in famiglia, ai fornelli. Cucinava bene. Cucinava. È rimasto famoso. Lo spaghetto e il vongolo fuiuto. Quello inventò uno spaghetto per il napoletano povero che non poteva comprare, acquistare i mitili perché costano. Costano, sì. Allora lui dice al napoletano: non ti preoccupare, io ti faccio mangiare uno spaghetto e il vongolo fuiuto. E che cos'è, per dirla in breve? Ecco, un aglio e olio col peperoncino nobilitato dalla presenza di 3 o 4 alicette di quelle del boccaccio del supermercato. Quelle proprio dentro il barattolino, pochi soldi, che sono economiche. Che tirati fuori dal boccaccio diventano una piccola poltiglia, voglio dire. Intanto lo spaghetto che sta andando al dente, intanto la padella, olio, l'olio, uno spalmato di peperoncino che indora un po' l'olio che comincia a friggere, e uno spicchio d'aglio, appena l'olio diventa molto caldo, la poltiglia di alicette nell'olio. In un minuto spariscono questi piccoli pezzi di alice e diventa profumato di mare. Lo spaghetto è pronto, allora lo spaghetto al dente nella padella, una girata, una spasia e prezzemolo e putrosina di un po' di questa erba, eccetera, pronto lo spaghetto profumato, profumato di mare. Era e vongolo soffiuto, il sapore del mare, ecco. Le vongole di chi non poteva magari permettersi, non sottovalutiamo la licetta, e il grande Edoardo lo sapeva che la licetta non va sottovalutata, ma dovunque si mette. Io quando arrivo in Celeste non ha fatto ancora niente, in pochi minuti, in 5 minuti è pronto il pasto. È diventato il piatto anche della famiglia De Bonis, l'avete adottato anche voi, perché è veloce ed è ovviamente saporito. Suo fratello, io voglio far vedere un'altra foto, però non fa niente che andiamo da una parte all'altra, perché Mario De Bonis è anche un appassionato di sport, e ovviamente beato lei, Mario De Bonis ha conosciuto il più grande di tutti, un ragazzino che era uno scugnizzo quando arrivai in Argentina, perché dovete sapere che mia moglie è originaria di Rosario, Santa Fe. La mamma era proprio rosarina. Lo stiamo vedendo, ma io non direi nemmeno di chi si tratta, perché mi sembra proprio superfluo di chi si tratta. Guardate, qui siamo in un momento, guarda, storico. Mi ricordo quando gli dissi, intanto devo dire perché queste fotografie, 1984 nasce l'operazione Maradona dal Barcellona al Napoli. Io ero dirigente del Banco di Napoli, avevo lasciato Teramo nel 1983, a Roma ero alla rappresentanza, all'ufficio politico, voglio dire, dei rapporti anche con la stampa. Nasce l'operazione Maradona. Il Barcellona, per vendere Maradona, chiedeva la fideiussione di un importante istituto di credito bancario. Fideiussione significa credito di firma, senza anticipare una firma, garantire
il pagamento del prezzo, che all'epoca di diversi miliardi, era a carico di Ferlaino, presidente del Napoli. Quindi il Banco di Napoli firmò questa fideiussione garantito dalla fideiussione di Ferlaino, quindi un'operazione splendida dal punto di vista tecnico, perché non comportava esborsi ma portava incasso di provvigioni, di commissioni. Paolo Scaravino, eccolo lì, io sono nello stadio del Rosario Central. Quell'anno fu campione di Argentina con il Rosario Central, eccomi qua. Mamma mia, spettacolo. Il io, autorizzato dal mio direttore generale, professor Vendriglia, con l'aiuto del capo dei servizi esteri a Napoli, Renato Nocilla, che era il responsabile, quel venerdì doveva partire questo fax per il Barcellona, col quale il Consiglio d'amministrazione aveva approvato, e sto fax che non funzionava fino alle 8:30 di sera, fin quando sto fax partì questo messaggio, arrivò da parte del, del club argentino la presa visione del nostro impegno, e nacque Maradona a Napoli. Dunque, ma lei lo sa che è stato, ha fatto parte di quel gruppo di persone, da quello che ci sta raccontando, che hanno cambiato la storia della, del calcio napoletano, insomma, con l'arrivo di Maradona. Ma non solo, non c'è dubbio che non solo napoletano, mi permetterei di dire, ma non solo Dorotea, ma c'è, ha cambiato anche la vita di questa grande banca, perché pensate all'effetto immagine. L'anno dopo, 1985, i conti correnti del Banco di Napoli, da Napoli a Reggio Calabria, raddoppiarono il numero. Cioè, la grandezza di Maradona, immagine, la grandezza di Maradona Napoletano, ha toccato tutto il sud e tutti i settori del sud. Noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto, ci ritroveremo tra breve e magari ci racconta anche qualche dettaglio su Maradona, certo, perché rimarrà il più grande nel calcio. Quello che vuoi. Ci fermiamo un attimo. Grazie, sì. De Filippo, Pierpaolo Pasolini, Diego Armando Maradona, chi più ne ha più ne mette, Sofia Loren, con noi abbiamo Mario De Bonis, ma tutte le persone, che i personaggi che ho citato, lui li ha incontrati. Intanto io durante la pausa ho fatto una cosa, mi sono messa vicina la fotografia di Maradona. Magari non è detto che Napoli magari con un fotomontaggio... Lo fa cittadino onorario Napoli oggi o domani. Mi illudo nei prossimi 20 minuti di trasmissione magari di stare un pochino più vicino a questo grandissimo. Certo, me la posso tenere vicino? Sì, Me la tengo vicino. Quello è un fatto. Quando venne con la maglia, là siamo negli spogliatoi del San Paolo, quando venne a fare la fotografia aveva la maglia Buitoni. E certo che era lo sponsor. Ma lei aveva questa cosa... Di propaganda, e che lui era questa? Se lavò la cosa e disse: eccomi qua. Anche un Maradona. Lui credo di poter dire che sia, ma è riconosciuto da tutti, un ragazzo molto generoso. È sempre stato un ragazzo di cuore, generoso, affettuoso. Ragazzo di cuore. Che nato, Napoli non ha mai dimenticato. Nato nella miseria di quei sobborghi dell'Argentina povera, però è vero, era un grande campione. Io mi ricordo che quando lo vidi, prima ancora, gli anni prima che arrivasse a Barcellona, lo vidi negli allenamenti che si faceva. Sto ragazzino che pigliava sto pallone, girava. Oh, devo dire che il cugino di Celeste aveva capito poco. Perché quando Celeste è sempre la santa moglie di Mario De Bonis. Celeste è sempre mia moglie. Dissi a Paolo Scarabino, disse: Madonna, di questo vaglione che cosa cazzo. Io poi avevo qualche piccola esperienza, ho fatto il calciatore di Serie C io, ecco, nella mia giovane età. Ebbene, ha trovato il tempo di fare anche il calciatore. Esatto, ho fatto una buona, anche una Serie C un anno come portierino di riserva. Dunque, allora dissi a Paolo, dico: Madonna, sto ragazzo. Paolo mi disse: no, senti Mario, no, anzi, mo approfittiamo, lo vendiamo, lo cediamo al Barcellona, lo cediamo al Barcellona, perché dice: guarda, 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 dice, il culo basso, mi faceva dire, dice, è uno stroppio di atletica, perché guardalo come... Cioè, ma lui oggi, no, con senno di poi, quando qualcuno gli ha ricordato lo stroppio a Maradona, come si è sentito quest'uomo?
Ma guarda, non c'erano, prima di tutto nessuno glielo ha mai detto. Nessuno glielo ha mai ricordato. Però voglio dire, in cuor suo, chi però lo sa. Io posso dire, ma quello era un bellissimo ragazzino che faceva ragionare i palloni, quello parlava con i palloni. Oh, e quindi ecco, questa è la cosa bella di quel ragazzo, che poi a Napoli, pensa un po', due scudetti, e Napoli, oggi, non so se oggi o domani lo fa, a Piazza del Plebiscito, gli fa la festa della cittadinanza napoletana, come hanno fatto per la mia grande Sofia l'anno scorso, Sofia Loren. Anche Maradona, Sofia Loren, certamente. È la nostra Sofia Loren, è del simbolo, è l'orgoglio dell'Italia. Maradona non è italiano, ma è rimasto talmente legato a Napoli che diciamo che lo sentiamo italiano, lo sentiamo napoletano in particolare. Mi ricordo il mio cognato al ragazzo, a Roberto, al ragazzino, della fotografia con Maradona, gli fece fare un poster che suo ragazzino teneva dietro. Quando andai a Potenza a trovare, e purtroppo eravamo nel dramma di Maradona, è vero, preso da quei momenti così difficili. Diciamo che ha avuto dei momenti difficili nella vita. Disse a Roberto, togli quella cosa da là. Dico, che cosa fai vedere? Stiamo vedendo intanto, e ringrazio Marco Pedigoni in regia, stiamo vedendo sì, il tuo profilo Facebook. È un mio amico che da Benevento invita a leggere il mio libro, pensi. Ormai questo nostro libro ha fatto il giro dell'Italia, anzi. Quante ristampe ci sono state? Saranno 3-4 mila copie, due edizioni in due anni. Ma poi voglio dirti una cosa, la mia grande gioia qual è? Che noi, io, l'Associazione Culturale dal Vesuvio a Gran Sasso, della quale dal 1° gennaio sono solo il presidente onorario perché ho superato gli 80 anni, ho messo giovani docenti di storia e filosofia, un ingegnere giovanissimo, le posso far abbiamo fare... portato la città di Teramo, l'immagine di una Teramo culturale in tutta Italia. Tra l'altro adesso Teramo è candidata come città della cultura 2020, in qualche modo anche le vostre associazioni hanno contribuito. Abbiamo noi per tutta l'Italia portato Teramo. Mi piacerebbe farle ripetere quello che lei mi diceva prima di iniziare questa trasmissione sulla bellezza di fare entrare i giovani. Che ruolo ha fatto, una similitudine molto bella, che io le ho detto, lei in sostanza si sta descrivendo come se fosse un Vesuvio. Che cosa ha detto? I giovani, allora chi... intanto amo la gioventù, perché Luca amava la gioventù, il figlio di Edoardo. Edoardo amava la gioventù, l'opera di Edoardo a Napoli, degli Scugnizzi nel riformatorio, eccetera. Edoardo ha lasciato un'opera per aiutare quei bambini a tornare alla vita. Quindi vive i giovani. Gli anziani devono avere la umiltà di uscire dalla scena, lasciare posto ai giovani. Però, dove devono stare gli anziani? I giovani non devono dimenticare ogni tanto di salire sulle spalle degli anziani, solo perché possono vedere meglio il panorama della loro vita di impegni civili e culturali. E per restare a Napoli, l'anziano è il Vesuvio e il giovane che ogni tanto, per ricordarsi delle esperienze degli anziani, salgono sul Vesuvio e dall'alto guardano ovviamente quello che l'anziano ha costruito. Certamente, certamente. Allora vi faccio vedere, qui intanto vediamo ancora una volta suo fratello. Con un grande papa, qui, quel papa, quel santo, del Giovanni quale Paolo pensate II. Io ho l'onore di avere la commenda pontificia personale, ciò anche il cavalierato della Repubblica Italiana del presidente dell'epoca passata, ce l'ho quella molto, mi dà tanto onore, ma questa commenda è data da un grande papa che teneva mio fratello qua con Celeste quando andava a trovare, e in questo momento sa che cosa mi dice? Lui sapeva della nostra napoletanità. Questa è una fotografia in una cerimonia a Roma nella quale io gli prendo la mano e lui mi dice forza Napoli, perché sapeva che... come eravamo a Napoli. C'era il cardinale Ursi, era stato candidato a papa insieme a lui, era cardinale a Napoli, quindi Giovanni Paolo II allora, amava possiamo Napoli. Dire ecco Luca, ecco qua, signori, questo è un documento, questo è il mio terrazzo sul Palazzo del Banco di Napoli nel 2010, Luca venne a Teramo, Riccitelli, con la commedia Le bugie con le gambe lunghe, fu ospite a casa nostra insieme a Carolina Rosi, l'attuale vedova, e lì nacque
l'associazione culturale dal Vesuvio. Che ancora portate avanti. Posso dire una cosa su suo fratello, ma sì, lo dico in senso positivo ovviamente, anche se uso il termine potere, esercitato ovviamente in maniera positiva, era un vescovo, un uomo di chiesa. Bravo, suo fratello è stato un uomo anche molto potente e molto influente nel, certo, nel mondo della chiesa. Ti dico solo una cosa, a parte il fatto che c'è un mio libro su mio fratello che ha avuto il premio Basilicata a dicembre scorso, perché è stato il quindicennale della sua scomparsa. Dopo qualche cattiveria scritta da giornalisti sciacalli, quelli che si avvendano sui cadaveri, sono degli sciacalli, non sono degli uomini. Pensi che la città di Potenza, la prefettura della città di provincia e la cittadina dove è nato questo fratello, hanno intitolato la piazza della casa di nascita di questo grande sacerdote, il quale, cara, e ti ringrazio per aver fatto questo piccolo richiamo, il quale ha svolto mezzo secolo di sacerdozio con 5 papi. E nel mio libro tutto questo è ricordato. Ora, il mio libro, e grazie per avermelo ricordato, è nelle maggiori biblioteche italiane, ma soprattutto è stata ammessa dal cardinal Ravasi, il capo della cultura vaticana di Papa Francesco, nella biblioteca del Consiglio Superiore della Cultura in Vaticano. Lei ha detto prima di iniziare questa registrazione una cosa bellissima, e non è la prima volta che me la dice, perché tutte le volte che abbiamo modo di incontrarci e di parlare della sua vita, lei lo ribadisce. Ha detto: io ho avuto una vita intensa, felice. E in un momento come questo, di grandi difficoltà economiche, il nostro territorio in particolare sta superando, fortunatamente, speriamo sia tutto finito, sta superando le difficoltà probabilmente mai avute nel corso dei decenni, sentir dire da una persona: io sono una persona felice, ho avuto una vita intensa e una vita felice, lo sono tuttora, perché si vede dalla faccia che lo è tuttora felice. Sì. Non è facile. E mo ti devo ricordare un fine anno di qualche anno fa, prefetto camerino Francesco, grande poeta, grande signore, tu mi invitasti in trasmissione a fine anno la mattina, il prefetto, l'intervento naturalmente sulle condizioni della provincia, eccetera, certo, eccetera. E poi tu mi riservasti una domandina cattivella. Sono stata cattiva con sì, lei? Sì, perché come non preparato. Come mi sono permessa? No, non ti dico, perché sei una grande giornalista. Grazie. Ma perché come venne fuori la storia? Venne fuori che il prefetto aveva parlato gli auguri a tutta la provincia. Quando tu dicesti: mo c'è Mario che ci fa gli auguri, come se ci fosse De Filippo. E tu mi tirasti fuori questa domanda: che cosa avrebbe detto De Filippo per fare gli auguri ai teramani? Io, bloccato, vi lascio immaginare la fantasia napoletana, dico io, che cosa avrebbe detto Edoardo, cara Dorotea? Edoardo avrebbe detto: viviamo un momento difficile per il nostro paese, l'economia, i problemi, il lavoro. Forza, ha da passare a nuttata. E mi pigliai un applauso. Certo. Anche perché questo è, cos'è questo documento che stiamo vedendo? Questo invece, non si vede bene, però è la calligrafia di Edoardo, eccola qui. Stamattina a finestra si è araputa. Si è araputa a finestra. La poesia di pugno di Edoardo, dedicata al suo sacerdote teologo fratello, che sarebbe con la il suo quale fratello, Edoardo, fratello di Mario, risponde alla grande poesia di Totò, La Livella. E sono contento che tu me l'hai portato, perché a questo punto cominciamo a dare grande onore anche e soprattutto al grande Totò, del quale quest'anno c'è il cinquantenario. Edoardo, ecco, qui è venuta fuori una fotografia, Renzo però Arbore. Bisogna chiarirla subito. Certo, lo chiarisca subito. Sono poi io e Renzo Arbore. Quando Renzo creò l'Orchestra Italiana, tanti anni fa,
La quale orchestra italiana fu creata anche col contributo del Banco di Napoli. Anche lui ha compiuto gli anni qualche giorno fa. Sì, parecchio, eravamo più giovani, eravamo a Roma, l'epoca in cui ero a firmare Maradona. E Renzo Arbore, eravamo a Roma, una conferenza stampa, ecco lì il Banco di Napoli che aveva sollecitato e aiutato la creazione della grande orchestra italiana. E Renzo Arbore con quell'orchestra fu a New York a fare delle serate di musica napoletana. Continua. Sempre a scopo di propaganda. Continua. Per la banca. Allora torniamo a Totò. Edoardo. Allora, Edoardo si era buttato a finestra. Totò a livello. Signori, allora diamo precedenza al grande Totò. La grande Totò, la Livella, un capolavoro conosciuto in tutto il mondo, è vero, che parla della vita, del finale, che è talmente uguale per tutti, che non ci sono raccomandazioni. E allora bisogna stare solo serenamente ad aspettare in silenzio, sperare in Dio quando è più possibile, e sarà poi anche la poesia di Edoardo che leggeremo dopo. A Livella. Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero. Ognuno l'ha da fa che sta crianza, ognuno ha da tenere che sto pensiero. Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste mezza ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo marmoreo e si vicenza. Stan, mi è capitata un'avventura. Dopo di aver compiuto il triste omaggio, Madonna, se ci penso, e che paura, ma poi facetto un'anima e coraggio. Ho fatto questo, state a sentire. S'avvicinava l'ora della chiusura. Io, Tomo Tomo, stavo per uscire buttando un occhio a qualche sepoltura. Virgolette, qui dorme in pace il nobile marchese signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. Ostem, qua corona, goppa tutto, sotto una croce fatta e lampadina, tre mazze e rose, una lista e lut, cannele, cannelotte e sei lumini. Proprio azzeccata a tomba e sto signore, c'è stemenata tomba, piccerella, abbandonata, senza manco un fiore, per segno solamente una crucella. E goppa la croce appena si leggeva Esposito Gennaro, Netturbino. Guardandolo, che appena mi facevo su morte, che appena mi facevo su morte senza manco un lumino. Questa è la vita, che a me pensava, chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Sto povero Maronna si aspettava che pure alla comune era presente. Mentre fantasticavo sto pensiero, c'era già fatta quasi mezzanotte. E io, Romanetto ingiuso, prigioniero, morte e paura, nanzi ai cannelotti. Tutto a un tratto, che vega lontana, due ombre avvicinarsi alla parte mia. Pensai, sto fatto a me, mi pare strano. Sono cuscitato, dormo, o è fantasia? Ah, che fantasia! E lo marchese. Cotub, a caramella e copastrana. Chi l'ha da pressa is, un brutto arnese, tutto fedente e con una scopa a mano. E chi certamente è Don Gennaro, o morto poveriello, o scupatore. In da stu fatto io non ci vedo chiaro. Sono morto e sarei dirne a quest'ora. Potevano stare a me quasi un palmo quando un marchese si fermai e botta, sa volta e tomo tomo.
Calmo, calmo, dicette a Don Gennaro. Giovanotto, da voi vorrei saper, vile carogna, con quale ardire e come avete usato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato? La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non v'avesse fatto su tort. Mia moglie è stata a questa fessaria. Io che potevo fare? Io ero morto. Se fosse viva, vi faria contente. Pigliassa la casciutella che è qua addosso e proprio mobi, in questo momento me ne trasessi in danata forza. E cosa aspetti, o turpe mal creato, che l'ira mia raggiunga l'eccellenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. Fammi vedere, piglia sta violenza. A verità, Marchè, mi sono scucciato e ti sentì, e si perde la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti credi d'essere? Un dio? Cattindo, ovo capì, casim è uguale. Morto si tu e morto son fuori io. Ognuno cumanate è tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me, che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale, Pasqua e Epifania, tu vuoi mettere in capo in tasca cervella che stai malato ancora le fantasie? A morte, sai che è una livella. Nun re, nun magistrato, nun grand'uomo, trasendo stu cancello, ha fatto un punto che ha perso tutto, a vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo punto? Perciò stiamo a sentire, non fa un restivo. Supportami vicino, che t'importa? Sti pagliacciate e fanno sulle vive, noi siamo serie, apparteniamo alla morte. Bellissimo. Edoardo. È un capolavoro ed è commovente tutte le volte. Che io mi sono permesso di recitare alla mia maniera. Allora Mario, noi stiamo arrivando alla fine, io con lei gliel'ho sempre detto, parleremo all'infinito. Prima allora, a questo punto con una voglio far vedere una foto, mi consentiranno dalla regia di sforare e almeno. Poi quando ci abbiamo secondo. Ancora perché un paio di minuti. Io voglio solo far vedere questa foto perché l'abbiamo vista, l'abbiamo promesso, giusto una parola su Pierpaolo Pasolini, certo. E poi andiamo alla conclusione perché c'è un peccato perché poteva Umberto, eccola, allora. Questa è, a dirvela breve, la foto di una scultura regalata da Edoardo quando mia mamma compì 80 anni, sua coetanea, ed è dedicata ai versi di una poesia che Edoardo scrisse all'indomani dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini. È un documento storico che io già ho depositato, ho restituito alla Biblioteca Nazionale a Napoli e a Palazzo Reale ed è affidato alla storia. Poi, visto che dobbiamo chiudere i due minuti, io concedo che vi devo due dire? Cose. L'ultima cosa che ci dovevamo dire, però poi chiudiamo con una poesia, tanto le poesie di no, niente poesia, no, poesia. Chiudo, sentite, allora, che una cosa, per le poesie ci vorrebbe ancora una settimana e passa. Ma lo so. Signori, io vi saluto, vi ringrazio Dorotea. Io fra una settimana supero gli 82 anni ed entro nell'83. Mi è arrivata però lei è un uomo fortunato, ci entra insieme a Sofia Loren e chi se lo può permettere in Italia. Mi è arrivato stamattina da Napoli un piccolo cosa che vi devo leggere con gli auguri, mi hanno detto Mario, ed è scritto da un grande filosofo svizzero, da Amiel Friedrich, critico d'arte, poeta e scrittore.
proibito invecchiare. E c'ha ragione. Lo voglio dedicare a tutti i nostri spettatori, giovani, meno giovani e anziani. Sposo pienamente questo pensiero filosofico. Anche per me è vietato invecchiare, è proibito invecchiare. Proibito invecchiare. Sei vecchio quando? Sei vecchio non quando fai una certa età, ma quando hai certi pensieri. Sei vecchio quando ricordi le disgrazie e i torti subiti, dimenticando le gioie che hai gustato e i doni che la vita ti ha dato. Sei vecchio quando ti danno fastidio i bambini che giocano e corrono, le ragazzine che cinguettano, i giovani che si baciano. Sei vecchio quando continui a dire che bisogna tenere i piedi per terra e hai cancellato dalla tua vita la fantasia, il rischio, la poesia, la musica. Sei vecchio quando non gusti più i canti degli uccelli, l'azzurro del cielo, il sapore del pane, la freschezza dell'acqua, la bellezza dei fiori. Sei vecchio quando pensi che sia finita per te la stagione della speranza e dell'amore. Non posso leggere il resto, ma al finale, attenzione. L'età è una questione mentale. Se non ci pensi, non esiste. Non prendertela perché invecchi. È un privilegio negato a molti. Auguri di ogni bene a tutti. Allora, io saluto il caro amico Mario De Bonis, al quale ho dato per tutta la trasmissione del lei, ma lo voglio salutare dandogli del tu, perché davvero è stato un vero amico per me in questi anni, garbato, affettuoso e sempre presente. Grazie. A fare il tuo lavoro. E io saluto dicendo, come credo di aver detto anche in altre occasioni quando è arrivato il momento di salutare, che peccato. Grazie Mario, grazie a Mario De Bonis e ovviamente alla sua arte. Arrivederci, grazie.